uscite da Bocale con 6 gol, certo era uno scoglio difficile per la sua squadra che sta cercando comunque con orgoglio e rispettando ogni incontro di arrivare alla fine di questa stagione che almeno inizialmente sembrava potesse essere diversa, poi le note difficoltà hanno portato a questa attuale situazione. Sì, noi abbiamo scelto di fare una scelta di umiltà e di grande dignità per quanto riguarda la situazione calcistica e umana della nostra società. Siamo partiti con dei giocatori che, a dire di tutti quelli che degli addetti ai lavori che fanno parte di questo campionato, avremmo potuto fare un campionato diverso con una salvezza tranquilla o magari ambire a qualcosa di più importante, però abbiamo fatto una scelta a dicembre di rispettare quelli che sono i canoni della nostra società, e cioè il valore umano piuttosto che il valore professionale o il valore calcistico, e quindi abbiamo mandato a casa, abbiamo fatto dei trasferimenti per quanto riguarda sia tesserati all'interno del campo che societario, quindi calciatori, mister e quant'altro, per lasciare spazio veramente alle persone che meritano e che hanno fatto questa società gloriosa non a livello di prestazioni calcistiche ma a livello di umanità. Abbiamo richiamato dei calciatori, dei tesserati che non calcavano più queste categorie per poter affrontare questo campionato di promozione e portarlo fino in fondo, perché noi abbiamo una dignità, abbiamo dei valori che vanno al di là del calcio, e quindi abbiamo deciso di poter onorare questo campionato, portarlo fino alla fine e rispecchiare quelli che sono i valori della squadra, cioè il sentimento del calcio non soltanto come vittoria ma come seconda pelle e comportamento al di là della situazione calcistica. Allora mister, una vittoria mai in discussione, la squadra ha approcciato con la giusta mentalità ad un impegno che poteva riservare delle incognite qualora si fosse partiti non col piede giusto, sono arrivati 3 punti agevoli, si è risparmiato anche un po' di energia, è giusto così probabilmente, visto che anche gli avversari come Gioiose Africo hanno potuto sfruttare questo bonus, chiamiamolo così, del Real. Sì, noi dovevamo superare l'handicap di una settimana di riposo, quella di Filogaso, ci mancava la partita e quindi abbiamo preparato con estrema serietà questa gara. Abbiamo dato obiettivamente qualche possibilità a qualcuno che aveva trovato ultimamente meno spazio nella squadra, non vorrei chiamarlo turnover perché sarebbe un'offesa per i ragazzi che sono entrati, non possiamo parlare di turnover nel momento in cui oggi gioca gente come Gullì, Scilipoti, Bianchi, questa non è gente che voglio dire che si può chiamare rincalzo, sono titolare a tutti gli effetti, abbiamo fatto perché l'obiettivo nostro era quello di dare tanti minutaggi ai ragazzi e soprattutto cercare di tenere tutti sulla corda, perché in finale di campionato gli altri continuano a vincere, noi vinciamo. Di positivo c'è che gli altri mancano 6 e a noi mancano 7 partite, quindi continuiamo a andare, noi non abbiamo detto mai che 1 o 2 partite fa, 3 partite fa che abbiamo vinto il campionato, sappiamo ce lo dobbiamo giocare, lo dobbiamo lottare fino alla fine, quindi ce lo giocheremo, è difficile per noi ma è difficile anche per gli altri.